Occhio a Marchionna, palla per Manta, Manta di fronte al portiere, Manta per il pallonetto, Andrea Manta, 1-0 Cedas, un gol fantastico dell'attaccante brindisino, è un gol che vale veramente tanto, vale tantissimo questo gol, 1-0 Cedas contro l'angolana, che vuol dire primo posto, momentaneo primo posto ovviamente, adesso non deve scomporsi la formazione brindisina. Tiene il pallone in campo, attenzione, palla dentro, ancora, e c'è il gol dell'angolana, gol dell'angolana, e adesso brutto colpo per i ragazzi di Serio. No, è mancato chiuderla, perché al secondo tempo abbiamo avuto 3-4 situazioni dove si poteva fare il 2-0 e si poteva poi gestire la partita in maniera diversa. Sappiamo benissimo quando giochi contro squadre comunque forti, diciamo una delle poche disattenzioni difensive ci ha costato il pareggio, però è chiaro che ci può stare, l'unico rammarico è non aver sfruttato le 3-4 occasioni buone che ci sono capitate sull'1-0. Mister, comunque la Cedas sta crescendo, sta acquisendo sicuramente sicurezza nei propri mezzi. Con quale spirito andrete nella prossima partita o andrete più consapevoli delle vostre qualità? La prossima partita è una partita che dobbiamo comunque vincere, poi capire cosa succederà tra l'angolana e la Mariano Keller e vedere un po' poi il discorso qualificazione. Che siamo cresciuti, chiaro, confrontarsi contro queste realtà, oggi abbiamo giocato contro una squadra formata da tutti 2000, una squadra forte, una squadra organizzata, sicuramente per noi sono banchi di prova che fanno crescere i ragazzi sotto l'aspetto più mentale che tecnico. È chiaro che per noi, dopo aver vinto il titolo regionale, questo è un giusto premio che i ragazzi stanno ricevendo, se poi si dovesse concretizzare con la qualificazione alle Final Six saremmo tutti contenti. Mister, comunque facendo ovviamente gli scongiuri per quanto riguarda il risultato, questa squadra nelle nazionali, se dovesse riuscire a raggiungere questo traguardo, può giocarsela con squadre... con le squadre che troverete se doveste appunto raggiungere questo risultato? Intanto adesso noi pensiamo a fare il nostro domenica in Molise. Nel caso ci dovessimo qualificare, io credo che il livello allievi sia quello che stiamo vedendo in queste settimane con l'angolana, con la Mariano Keller, squadre forti, squadre strutturate, squadre organizzate, quindi... ti ho detto, dopo aver vinto il titolo regionale, io credo che tutto quello che viene adesso sia il giusto premio di un anno di sacrifici, un anno di lavoro, dove veramente questi ragazzi hanno veramente sono cresciuti, dove siamo partiti con un gruppo giovanissimo, ci siamo ritrovati adesso a confrontarci contro realtà più grosse della nostra, ce la stiamo giocando alla pari, se non addirittura anche meglio. Ti ho detto, quando riesci a lavorare bene, quando comunque hai una risposta sotto l'aspetto mentale da parte dei ragazzi, dove vedi fame, dove vedi voglia veramente di migliorarsi, credo che non ci sia cosa migliore per un allenatore. Ti ho detto, il risultato sportivo è solo conseguenziale al lavoro fatto settimanalmente. Adesso mister, le faccio un'ultima domanda più concentrata su di lei. In questi anni sta raggiungendo comunque grandi risultati con le sue formazioni, ha lanciato tanti ragazzi, li ha preparati molto bene. Qual è il suo segreto comunque per questi risultati? No, non credo di avere segreti, io ho una grande passione per il gioco del calcio. Ho giocato 26 anni a calcio, quindi cerco di portare il mio vissuto da calciatore sul campo, cerco di aggiornarmi continuamente, perché è chiaro che allenare i ragazzi è una cosa difficile, perché non devi solo migliorare l'aspetto tecnico, ma comunque sia devi essere anche un educatore, dobbiamo cercare di dare noi per primi il buon esempio su come si gestisce la vita sportiva. E sinceramente ti ho detto, quello che ti spinge è la grande passione, se poi alla passione si sposa con un progetto come quello della Cedas, con una struttura che ti permette comunque di lavorare a 360 gradi, poter comunque disporre di una palestra, dei campi in sintetico, tutto diventa più semplice. È stata una partita penso anche bella, primo tempo equilibrato, noi forse siamo partiti un po' meglio di loro,
siamo riusciti a fare un paio di occasioni, una anche importante, poi loro sono riusciti, hanno fatto un gol in contropiede, e lì la partita si era messa non facile per noi, siamo stati bravi a riprenderla, devo dire che alla fine penso che il risultato sia più che giusto, perché abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo giocato anche discretamente. E avete mostrato comunque di essere un'ottima squadra, vi state giocando l'accesso alle fasi nazionali. Cosa servirà nella prossima partita contro una squadra come il Mariano Keller? Andando a vincere, perché, però voglio dire, io penso a livello giovanile cosa servirà non si può mai dire, perché dipende poi dalla partita come nasce. Sappiamo che incontriamo una squadra, forse era la favorita di questo raggruppamento, perché per passato, per storia, però adesso la incontreremo, vedremo come sono, se sono più bravi gli daremo la mano, non è che possiamo poi fare più di tanto. Un'ultima domanda, mister, durante queste partite comunque ha visto la sua squadra dare il meglio delle proprie potenzialità, oppure ci sono ancora cose che non ha mostrato? Ma io penso che, allora, noi siamo partiti in modo particolare, non eravamo favoriti nella nostra regione. Se penso a come siamo partiti, stiamo andando benissimo, però io penso che, parlando di giovani, c'è sempre da migliorare, nel senso che io penso che questa squadra, la mia squadra, abbia dei grandissimi margini di miglioramento, che oltretutto in certi momenti non so nemmeno io, perché siamo partiti quasi per fare un campionato solo per partecipare, abbiamo vinto il titolo, adesso siamo venuti qui, abbiamo battuto il Molise, abbiamo fatto la nostra buona figura qui con una squadra pugliese che comunque è un'ottima squadra. Penso che questi ragazzi stanno facendo moltissimo, però penso che possono fare ancora di più.